Dall'11 al 14 aprile si è svolto il Refestival, un progetto promosso dall'associazione studentesca Rete degli Universitari. La redazione di Flash Giovani ha intervistato i volontari organizzatori. Il Refestival nasce nel 2017 dalla volontà di rimettere al centro le tematiche che studiamo ogni giorno. Nel 2018 è nato il contenitore che tiene insieme antropologia, scienze politiche, comunicazione, filosofia, economia, storia. Noi siamo tutti studenti dell'Università di Bologna, siamo tutti studenti volontari e volevamo rimettere al centro anche della nostra elaborazione, dei nostri pensieri, del nostro agire, tutte quelle conoscenze che apprendevamo anche dentro l'Accademia per cercare di portarle fuori. Faccio parte dell'organizzazione insieme ai ragazzi di antropologia e della rete degli universitari. I volontari del Refestival ogni anno compilano un form sul nostro sito e all'interno del quale dovranno indicare le loro preferenze riguardo orari e giorni del festival. Ci sono diversi ruoli tra cui i banchetti formativi e le maschere che sono volontari che devono stare all'interno dell'aula per assicurarne la sicurezza e diciamo così anche il flusso di entrata e uscita dei partecipanti. L'edizione del 2019 è incentrata sul tema del potere che viene analizzato da più prospettive in chiave storica, in chiave politica, antropologica, ovviamente filosofica, e cercando di inquadrare tutte le questioni che secondo noi sono centrali per capire se un altro mondo è possibile. Un'altra delle sfide di quest'anno è proprio quella di cercare di allargarci e di uscire fuori dalla platea universitaria. Abbiamo anche provato a immaginarci un programma che potesse includere anche delle conferenze, dei momenti di dibattito e di incontro anche per persone che non per forza fanno parte del mondo accademico, per cercare appunto di incrociare, di mischiare, di mettere insieme tutte quelle conoscenze, tutte quelle esperienze sia accademiche che non accademiche. Per me essere volontaria di festival significa mettersi in gioco e imparare cose nuove, non soltanto tramite le conferenze a cui assistiamo e a cui partecipiamo nelle 4 giornate del festival, ma anche ogni giorno attraverso l'aiutare a organizzare appunto qualcosa di totalmente volontario e totalmente gratuito. Le sfide sono tante e diverse. La prima fra tutti è ovviamente la sfida organizzativa, logistica e burocratica. Noi quest'anno abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi, un crowdfunding sul sito Produzioni dal Basso per cercare di finanziare il festival. C'è la sfida organizzativa e logistica nel bisticciare, litigare con gli uffici per burocrazia, autorizzazioni e insomma tutta quella parte diciamo un po' più noiosa, e poi c'è l'ulteriore sfida, quella che aggiungiamo noi, che è quella della partecipazione. Non è facile perché siamo studenti, non abbiamo molte competenze ma le acquisiamo diciamo mettendoci appunto in gioco. Noi come obiettivo ci poniamo ogni anno di cercare di coinvolgere centinaia di studenti nell'organizzazione, nell'elaborazione, nella preparazione degli eventi che poi andranno a caratterizzare il festival.